di capire se Milluzzi riesce a passarci Salvini. È complesso. Senatore, siamo in diretta con la 7, Mitta Merlino, l'area che tira. Com'è questa manifestazione? Com'è? Un commento su questa folla di bagno. Che opposizione farete al governo Conte bis? Quale sarà la vostra da persone serie, a differenza di un governo che non è serio, che non rappresenta neanche la metà di questo paese? Una posizione unita, anche Forza Italia sarà con voi. Ma non intervistate me, intervistate questa gente. Chiedete perché ha preso una giornata di pausa dal lavoro per essere qua. Io lo faccio perché ci credo, ma perché è il mio lavoro. Chiedetelo a loro perché sono qua invece di essere un ufficio. Gentiloni sarà commissario europeo, lei ha detto questo è un governo che usa l'Europa. La faccia del cambiamento su cui 5 Stelle hanno chiesto i voti. Però oggettivamente tutto è successo con la sua decisione. Rientriamo in studio perché io credo che questa sia un'anticipazione plastica del nostro futuro. Sarà sempre più questo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E cioè questo tipo di opposizione di piazza è quello che Salvini ha cercato in questi ultimi giorni, no? Ha girato moltissimo, bagni di folla, guardare negli occhi le persone, continua a dire io vi guardo negli occhi, loro sono chiusi nel palazzo, e dall'altra parte una politica che invece tenta di ritrovare un profilo istituzionale, dei toni bassi, dei progetti anche un po' ad ampio respiro. Che volevi dire, Roberto? No, voglio solo dire questo.